Bentornati a una nuova edizione di TG Chrome, giocattoli sequestrati e sanzioni amministrative comminate. La polizia locale lancia l'operazione Giocattoli Sicuri durante le festività natalizie. Operazione Giocattoli Sicuri è quella lanciata dalla polizia locale di Cremona che negli ultimi 4 giorni ha passato il setaccio ai negozi di Cremona per verificare l'appropriatezza con la normativa dei giocattoli messi in commercio. Una decisione, quella del comando di Piazza Libertà, dovuta soprattutto all'imminenza delle festività. Prima Santa Lucia, la festa per eccellenza dei bambini, quindi Natale, Capodanno e la Befana. Un periodo piuttosto intenso dove domanda e offerta dei giocattoli superano quelli di altri momenti dell'anno e durante il quale quindi occorre stare più attenti. Le verifiche hanno dato i loro frutti. Il primo bilancio parla di una trentina di confezioni sequestrate perché non rispondenti ai requisiti di sicurezza e di qualche sanzione amministrativa. I controlli proseguiranno perché sotto l'albero finiscano solo giochi sicuri. Un anno di eventi, ecco che cosa ci attende nel 2018 nel servizio di Mauro Faverzani. Santa Maria della Pietà, sempre più il contenitore culturale di Cremona. A parlare sono i numeri presentati dall'amministrazione comunale. 7.000 visitatori nel 2016, quest'anno già 8.925 fino a ottobre compreso, con un incremento quindi del 27,5%. Abbiamo iniziato fin da subito a progettare il progetto cultura di anno in anno. L'avete visto quest'anno con le celebrazioni monteverdiane e non solo. Quest'anno la novità è che l'anno prossimo abbiamo presentato il progetto cultura che è il 900 cremonese e 900 anche italiano insieme a Milano, ma una parte di questo progetto riguarda Santa Maria della Pietà e per la prima volta presentiamo in anticipo, l'anno prima, tutte le iniziative che riguardano Santa Maria della Pietà, che è un luogo bellissimo e va promosso così come sta avvenendo, perché abbiamo dei numeri in crescita. E per il prossimo anno si rilancia, sino al 28 gennaio, 13ª mostra internazionale di illustratori contemporanei promossa dall'Associazione Tapirulan con la partecipazione straordinaria di Tony Wolf, personaggio amatissimo dai più piccoli. Poi ancora grafica tra febbraio e marzo con Igor, Racconti Vagabondi. È un fumettista importantissimo per la scena contemporanea, in quanto non è solo un autore, ma è anche un editore, scopritore di talenti e in fondo è un artista a tutto tondo. A seguire i mattoncini Lego in aprile, i burattini di Anna Triboldi fino a maggio, Giorgio Moria giugno, Mina la personale di Mauro Balletti tra luglio e novembre, gran chiusura con l'immancabile Salone dello Studente tra novembre e dicembre e con la nuova edizione della mostra internazionale di Tapirulan. Procedono speditamente i lavori allo stadio Zini. Ieri notte luci accese sul Prato Verde, operai al lavoro per issare le strutture che serviranno a completare il progetto per la copertura delle tribune. Presentata ufficialmente la seconda edizione della Christmas Run di Cremona. Torna a Cremona la Christmas Run, la corsa non competitiva dei Babbi Natale. Quest'anno l'evento raddoppia nel weekend che sta per arrivare. La presentazione ufficiale è venuta questa mattina con Massimo Ghezzi, il presidente del Triathlon Stradivari, associazione che ha organizzato la manifestazione in collaborazione con Verona Marathon, Mauro Platè, assessore allo sport del comune di Cremona, e Claudio Bodini, presidente di Padania Acque, tra gli sponsor dell'evento. Primo appuntamento sabato pomeriggio in piazza Stradivari con Run Expo, una serie di momenti informativi legati a sport e salute, con la partecipazione dei partner della manifestazione, tra i quali Padania Acque e ATS Valpadana. Domenica la corsa vera e propria, con partenza alle 10, sempre da Piazza Stradivari, percorso di 5 km pensato per grandi e piccoli. Il costo della partecipazione è di 7 € solo per pettorale e prodotti gastronomici, di 15 € se si vuole acquistare anche l'abito da Babbo Natale. Per i bambini fino a 10 anni, accompagnati da un genitore, l'iscrizione è gratuita e comprende il famoso berretto rosso con pompon bianco. C'è ancora tempo per iscriversi e trasformarsi in Santa Claus, termine ultimo a pochi minuti dallo start, domenica mattina entro le 9 a Spazio Comune. Le notizie dall'Italia: risolto il giallo dell'intera famiglia di Nova Milanese avvelenata dal taglio. I carabinieri di Desio hanno arrestato Mattia Del Zotto, 27 anni, per omicidio volontario, tentato omicidio. Il giovane nipote dei due anziani morti è accusato di aver ucciso i nonni e la zia mediante somministrazione premeditata di taglio, veleno che sarebbe stato acquistato in un'azienda di Padova. Le vittime sono Giovanni Battista Del Zotto, di 90
44 anni, Patrizia Del Zotto di 62 e Maria Gioia Pittana di 88 anni, ricoverati in ospedale altre 5 persone della famiglia. Atto di terrorismo con ordigno esplosivo, questo è il reato per il quale stanno procedendo i magistrati della Procura di Roma, del pool antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, in relazione all'ordigno rudimentale esploso questa mattina intorno alle 5:30 davanti a una caserma dei carabinieri nel quartiere di San Giovanni, in via Britannia 37 a Roma. Non ci sono stati, per fortuna, feriti. Notizie dal mondo: il presidente americano Donald Trump ha ufficialmente riconosciuto Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele e gli americani si ritrovano così da soli ad affrontare questa scelta storica che manda in soffitta 70 anni di politica internazionale. Dopo aver incassato le critiche di ONU, Europa e naturalmente del mondo arabo, arrivano le prime proteste in piazza, i primi scontri, in particolar modo nella Cisgiordania, in a Betlemme, Hebron e Ramal, con Hamas che annuncia l'avvio di una nuova intifada. E andiamo in Australia, dove il Parlamento con un'ampia maggioranza ha riconosciuto i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Le prime unioni sono attese a febbraio. Le notizie dallo sport: la FIA ha approvato il calendario 2018 del Mondiale di Formula 1. Dopo 10 anni di assenza per problemi finanziari, torna il Gran Premio di Francia, che si svolgerà il 24 giugno sul circuito Paul Ricard, riconosciuto come anche le Castellet. L'appuntamento con la gara di Monza invece è in programma il 2 settembre, il Gran Premio di apertura, come consuetudine, sarà quello di Melbourne in Australia il 25 marzo. Questa sera, senza che nessuno immagini colpi di scena, Cristiano Ronaldo riceverà il suo quinto pallone d'oro, raggiungerà così Leo Messi, il premio tornato in seno al France Football, sarà consegnato in diretta e trasmesso dalla TV dell'Equipe con una cerimonia presentata dall'ex nazionale francese David Ginola. Veniamo al calcio di casa nostra, parliamo della Cremonese che domani alle 12:15 affronterà il Novara per la 18ª giornata di campionato di Serie B. Questa per ora l'ultima notizia, l'appuntamento con TG Chrome torna lunedì, mentre in questo weekend lungo vi lasciamo le good news di Mauro Faverzani. Buona serata!